Eccoci ritrovati sul canale e oggi vedremo come riavviare il telefono da remoto. Premessa: per far sì che il telefono si possa riavviare da remoto, bisogna disattivare tutti i blocchi a schermo, il PIN, lo scorrimento verso l'alto, l'impronta digitale. Nel prossimo tutorial vi farò vedere come sbloccare lo schermo con un PIN, però questo non è detto che funzioni con tutti i dispositivi. Come potete vedere, il flusso inizia e arriva in ingresso alla funzione SMS Received. Questa funzione rimane in attesa finché il telefono non riceve un SMS. Una volta ricevuto, sempre questa funzione andrà a leggere l'SMS e a salvare delle informazioni che potremo richiamare con delle variabili. Vediamo subito. In basso troviamo la casella Sender Phone Number, dove io ho inserito il testo numero. Perciò io, richiamando la variabile numero, Automate ricava il numero di telefono di chi ha mandato l'SMS appena ricevuto. Stessa cosa con la casella Message, dove ho inserito la scritta testo. Quindi quando andrò a richiamare la variabile testo, Automate andrà a scrivere il testo dell'SMS. Salviamo in alto a destra e proseguiamo. Più sotto troviamo la casella Expression True. Questa casella verifica se la formula scritta è vera o falsa e in base al risultato il flusso prende una delle due uscite. Come vedete su formula ho scritto numero. Quindi ho richiamato la variabile che contiene il numero di telefono di chi ha mandato l'SMS appena ricevuto e lo confronta con il numero che ho messo subito dopo tra le virgolette. Però confronta anche il testo del messaggio che ho richiamato con la variabile testo e lo confronta con quello che ho messo io, in questo caso reboot. Se le due condizioni risultano soddisfatte, allora l'espressione continuerà su yes, altrimenti su no. Ricordatevi che tutto ciò che non è variabile, ma semplice testo, va tra le virgolette. Questa funzione l'ho inserita perché così il telefono si riavvia solo se l'SMS arriva da un determinato numero e con un testo specifico, che in questo caso io ho messo un reboot. Quindi, se il telefono riceve un SMS da un numero diverso da quello impostato o con un testo che non sia reboot, l'espressione sarà falsa. Ora vedremo se l'espressione è falsa, quindi uscirà da no, cosa succederà. Uscendo da no, troviamo la casella Send SMS. Questa funzione, da come dice il nome stesso, invia un SMS a chi vogliamo noi. Su phone number mettiamo il numero di telefono a chi vogliamo inviare l'SMS, che in questo caso metteremo il nostro. Su Message, per richiamare le due variabili numero e testo, prima di scrivere qualsiasi cosa dovete cliccare sull'icona a destra, quella con la F e una X, e farla diventare azzurra. Questo perché il campo Message prende di default del testo normale. In questo modo gli diciamo che vogliamo richiamare anche delle variabili. Come vedete, io ho richiamato la variabile numero, quindi in questo caso comparirà il numero di telefono di chi mi ha inviato l'SMS. Ho inserito due volte più, quindi vuol dire che voglio aggiungere altro testo, aperta una virgoletta, messo del testo vuoto, chiuse le virgolette, ancora più e la variabile testo. Questo cosa vuol dire? Che Automate invierà un SMS al mio numero con il numero di chi mi ha mandato l'SMS, lascerà uno spazio e più il testo dell'SMS. Questo perché? Perché se ipotizziamo che questo telefonino verrà messo su una seconda casa, quindi non verrà mai visto, però vogliamo essere sicuri che se qualcuno ci scrive il messaggio venga reindirizzato a un altro numero, questa è la funzione che fa giusto per noi. Uscendo da SMS Send,
e ritornando su expression true, se l'espressione fosse vera e quindi uscirebbe da yes, andrebbe a SMS send. All'interno di SMS send andremo a impostare sempre il nostro numero di telefono con scritto messaggio reboot ok. Questa funzione è inserita per avere un riscontro se il telefono si sta riavviando. Praticamente riceveremo un SMS con scritto reboot ok. Successivamente ho inserito un delay di 5 secondi per lasciare il tempo dell'invio dell'SMS per poi continuare sulla funzione interact. Clicchiamo ora su action e troviamo nella lista power dialog. Questa funzione imita la pressione prolungata del tasto power, facendo così apparire sul display i bottoni del riavvio o spegnimento. Successivamente troviamo un altro interact. In questo caso su proceed ho messo when UI element appear. Questo vuol dire che lui farà il click appena vede comparire il tasto riavvia. Io ho avuto dei problemi con questa funzione, quindi se in caso non vi va lasciate immediately, ma prima di questa funzione inserite un delay di 2 secondi. Ora dovremo imitare la pressione del tasto riavvia. Per fare ciò clicchiamo sul tasto record interaction. Questa funzione non fa altro che leggere tutti i tocchi che facciamo su funzioni specifiche del telefono e le salva. Premiamo il tasto power finché compare il tasto riavvia e ci facciamo un click. Vedrete che Automate sotto ha salvato una funzione click. Facciamo ok e sul flag record interact troverete la funzione salvata. Clicchiamoci e vedremo che è inserito in automatico tutti gli elementi che gli servono. Nel mio telefono bisogna cliccare due volte sull'icona riavvio per farlo riavviare, quindi ho inserito un delay di un secondo e successivamente un'ennesima funzione interact. Per salvare ora il secondo tocco, se facessimo un click normale, il nostro telefono si riavvierebbe e Automate non riuscirebbe a registrare il click. Per far ciò dovremo fare un click prolungato sopra al tasto riavvia e lui lo salva come long click. Fatto questo, sempre tenendo premuto sul display, vi spostate al di fuori del tasto riavvia e rilasciate il dito. Ora avete un long click del tasto riavvia, ma a noi serve un click normale. Procediamo così. Fate ok, richiamate il long click che abbiamo memorizzato e cliccando sulla casella action sostituiremo il long click con il valore click. Fatto ciò, avremo i due click per riavviare il telefono. Ricordatevi sempre di fare salva in alto a destra e ora il nostro flusso è pronto. Grazie per la visione, alla prossima!